Cliffhangermi Luce, aspirante magistro e cacciatore di draghi per caso. Resta solo uno scontro. Oh, spero di non mandare tutto all'aria. Brukan è stato come un padre per noi. Quando ci mandò via, sentii il mio cuore stringersi. Da qualche parte, nel profondo, sapevo che non l'avrei mai più rivisto. L'Orda e l'Alleanza rimasero lì a lungo, in silenzio come pini ghiacciati. Ad un tratto, facendosi strada tra la neve, spuntò una figura solitaria, Cariel Roam. Mi dispiace, Brukan non ce l'ha fatta. Ma Tamsin non c'è più. È finita. Rendiamo omaggio ai nostri compagni caduti e pensiamo alla prossima mossa. Ghermi Luce! Contro una notte tranquilla? Qualcuno vuole dire qualcosa? È tutta colpa tua, Cariel! Come hai potuto lasciare che accadesse? Non è esattamente ciò che intendevo. Ha combattuto con onore. Mi ha salvata. Avresti dovuto salvarlo! Rokara, basta! È il momento di dirgli addio. Inizierò io. Brukan era il mio eroe. Ha creduto in me quando nessun altro lo faceva. Come quella volta in cui provai a liberare il coniglio di Luna Cupa e ad addomesticarlo. Brukan fu il primo a perdonarmi. Ci ha salvati tutti. Non me ne dimenticherò. Non la pensavamo allo stesso modo su molte cose, ma grazie a tutti voi. Brukan mi ha insegnato che cosa significa far parte dell'Orda. Mi ha plasmato nella guerriera che sono oggi. Ti ringrazio, maestro Brukan. Mi ha insegnato che tutti sono i benvenuti nell'Orda. Non avrei mai pensato che gli Elfi del Sangue potessero avere un luogo da chiamare casa. Cariel, tutto a posto? Sto bene. Tamsin è finalmente morta. È finita. Non ancora. Il Naru deve essere salvato e i draghi devono vedersela con la nostra vendetta. Giustizia. Certo, giustizia. Finito. Basta lacrime. Kazakus è l'unico da incolpare. Come lo fermiamo? Tutti gli ingredienti si sono finalmente riuniti. Ora tutto ha un senso! Onyxia ha ingannato l'Alleanza e Kazakusan ha raggirato l'Orda. In realtà sono entrambi dei draghi! Ti ringrazio per l'informazione, Scab. Ma cosa dovremmo farcene? Dama Prestor è fuggita da Roccavento non appena i frammenti hanno lasciato le miniere della morte. Nessuno sa dove si trova ora. C'è una cosa che tutti dovreste sapere. Qualcosa che non vi ho mai detto prima. Nessuno si prende gioco dei miei amici! Dopo la notte delle stelle cadenti,
Kazakus venne a Luna Argenta, la mia casa. Voleva che gli Elfi del Sangue lo aiutassero a recuperare i frammenti del Naru a Kalimdor, proprio come Onyxia fece a Roccavento. Lo seguii con sospetto. Ecco perché mi trovavo nelle savane. Là scoprii che intendeva usare i frammenti per scopi malvagi. Dalla brace alla padella! Il peso della giustizia è come un macigno. I capi della mia città parlavano spesso con Kazakus. Tornerò a Luna Argenta e mi rivolgerò a loro. Forse sapranno dove si nascondono i draghi. Voi altri andate dalla vostra gente e radunate un esercito! Se vogliamo avere anche solo una possibilità contro i draghi, ne avremo bisogno. Attraversai un portale di mia creazione. In un istante ero già a casa mia, Luna Argenta. Quando arrivai, Lord Martero non mi stava aspettando. Era il reggente di Quel'Thalas, signore degli Elfi del Sangue in assenza del mio principe. Ghermiluce! Contro Lortemar! Le tue gesta nella campagna hanno raggiunto le nostre orecchie, Barden Ghermiluce. Sentinelle, arrestatelo! Feci del mio meglio per difenderti quando Kel'Thas partì. Ma ora vengo a sapere che hai cospirato col nemico. L'alleanza non è nostra nemica, al contrario di Kazakus. Seguici senza fare storie, Ghermiluce. Sento il sapore del mana. Sei indubbiamente più forte. Il Gran Magistro Rommat sarebbe colpito. Vogliamo mettergli i bastoni fra le mani. Quali erano i rapporti dell'Orda con Kazakus? Voglio risposte! Sapevamo che i frammenti erano pezzi di un Naru frantumato. Kazakus si è offerto di aiutarci a recuperarli. Volevamo quel potere. Fredda e spietata. Vieni, mezzanotte. Finito. Hai qualcosa da nascondere? Salta su, andiamo a fare un giro. C'era qualcosa di strano in Kazakus, ma non avrei mai immaginato che fosse un drago. Ci ha preso tutti in giro, ma si è lasciato sfuggire un indizio. Un nome che potrebbe essere la chiave di tutto. Vogliamo mettergli i bastoni fra le mani. Sento il sapore del mana! Fredda e spietata. Derivativo. Compra due bacchette e una gratis. Adoro il gelo. Adoro il gelo. Finito. Luna Argenta non cadrà. Un vecchio gelo! Ah!
Anu Belore della. Ti spiro. Belore della nave. Ti spio. Vista acuta. So cosa hai fatto. Ti spio. Salta su! Andiamo a fare un giro! Hanno sempre fame. Ti spio. Spio. Hai qualcosa da nascondere? Quando Kazakus ha spiegato il suo piano per ottenere i frammenti, ha detto di avere un rifugio ad Acque Morte, vicino alle savane. Guiderò lì una forza composta dai nostri migliori campioni, e tu sarai al mio fianco. Io, mio signore? Ma pensavo che... Ritieni che sia un'opzione migliore di tornare in prigione? Se hai ragione, e possiamo fidarci dell'alleanza, tutto ti sarà perdonato. Il nostro contingente arrivò a Kalimdor. Non potevo credere ai miei occhi. I miei compagni avevano attraversato il mondo intero, portando con sé combattenti da ogni angolo di Azeroth. Rokara guidava i Grunt di Orgrimmar e Gaff i druidi di Picco del Tuono. Skab aveva al suo fianco l'IR-7 e Tavish aveva reclutato i fucilieri di Forge Ardente. Mentre mettevamo in piedi la nostra base operativa a Theramore, arrivò Kariel. Ghermiluce, sono arrivati i rappresentanti di Roccavento. C'è qualcuno che vorrei incontrarsi. Ghermiluce contro Varian! Re Varian! È un onore. Onyxia e Kazakus tengono in ostaggio mio figlio. Io e i miei alleati vogliamo guidare un attacco. Ti unirai a noi. Allora lascia che ti presenti Valera Sanguinar. Mi ha salvato la vita in più di un'occasione. Armature! Sarebbe armature come nuove! Mi piaci, ma dovrei continuare a far volare quegli incantesimi nella foga della battaglia. Oh!
prepararsi all'attacco! Pianeti e le stelle, monti accessibili di futuro. Difendete le porte! Prepararsi all'attacco! Te la cavi? Ora, dov'è finito quello gnomo? Sto morendo di fame. Lui è Brawl. Abbiamo affrontato molte battaglie insieme, spesso sul suo dorso. È ora di mangiare. Per il re! Alle armi! Io proverò ad attirare l'attenzione del drago. Tu dovrai evocare ogni granello di magia a tua disposizione. Sei pronto? Ma dov'è Gaff Totem Runico? Voglio conoscere il Tauren che ha sconfitto le armate di Roccavento per una manciata di scoiattoli. Soddisfatta. Kella non esagerava sul tuo talento. E ora la tua prova finale. Vediamo come te la cavi contro di me. Un attimo. Due re Varian? Sì, è complicato. Il principe Keltas mi ha parlato bene di te, Varden Garminut. È un piacere conoscerti. Il piacere è mio, Dama Jaina. In realtà, sono un suo grande fan. Prepararsi all'attacco! Se quando tutto questo sarà finito, potremo addestrarci insieme o magari studiare?
Se non ci fosse una qualche fine del mondo catastrofica che richiedesse la nostra attenzione, sarebbe magnifico. Per Roccavento! Così può bastare. Cavalchiamo alla volta di Acque Morte. Non lasciate che il coraggio vi abbandoni. Questa sarà la battaglia più ardua che avrete mai affrontato. Ma lottiamo per la sopravvivenza! Per Azeroth! Attraversammo le terre paludose e malsane finché in lontananza non emerse l'entrata a forma di teschio di una sinistra caverna. Il calore della caverna era asfissiante e l'aria odorava di zolfo e alito rettiliano. All'improvviso si udì una voce provenire dalle profondità. Che fortuna! Di solito sono costretta a uscire dalla mia tana per nutrirmi. Germiluce contro Onizia! Osi sfidare la figlia di Alla Morte? D'accordo, ascoltatemi tutti! Gruppi dispari a sinistra, gruppi pari a destra! Gli ultimi due gruppi fanno i draghetti! Silenzio, mortale! Ti ficcarò! Oh! Sono la madre della stirpe! Il peso della giustizia è come un macigno!
Sono la madre della stirpe! Ho rinunciato a tutto! Tu cos'hai dovuto fare? Deriva a te! Hanno sempre fame. È ora di mangiare. Compra due bacchette e una grande. Io sono la madre della ostacola mia e ti farò saltare in aria! Stai al tuo posto, mortale! Pedina da sacrificare! Devo darmela a gambe! Non ho bisogno di lui! Venite, figli miei! Volate a difendermi! Vostra madre ha bisogno di voi! Di uova coriacee si frantumarono all'unisono e da esse emerse una vera e propria nube di draghetti svolazzanti che annientarono gran parte delle nostre forze. Onyxia ci scrutava dall'alto al comando dello sciame proprio come un'ape regina. Contro Onyxia! Nutritevi con questi mortali, piccoli miei, e crescete più forti! Che il potere del Naru vi pervada! Curatori, difendeteci! Prepararsi all'impatto! A scegliere la macchina. Colpite gli incantatori!
spalle mie non smettono di tremare. Insetti ficcanaso! Mi avete fatto scaldare! Ora sì che si ragiona! Nessuno si prende gioco dei miei amici! Dammi i tuoi oggetti! No! Questa imbarcazione è inaffondabile! La magia nelle mani sbagliate conduce alla follia. Non ho padroni! Thank you.
laghetto. Le zanne mie non smettono di tremare. Finito. Volate, piccoli miei! Spazzerò via la feccia! No! Io essere uno con candela. L'imbarazzo della scelta. Nessuno si prende gioco dei miei amici. Io mi decerò a te. Tutti questi sforzi inutili mi stanno annoiando. Ti incenerirò dall'alto! Sto prendendo il volo! Fate spazio nel centro! Attenzione! Onyxia fece piovere fuoco sulle nostre teste. La terra cominciò a spaccarsi e i soldati precipitarono in un mare di torbido magma sotto i loro piedi. Il Naru è mio! Non fallirò! Ora incontrerete la vostra fine! Germiluce contro Onyxia! Tenete duro! Non arrendetevi! Ho provato a insegnartelo, ma tu ti ostini! Beh, questa sarà la tua ultima lezione! Per prepararsi. Per l'alleanza e per la mia famiglia. Combatta! Alleanza e per la mia famiglia. Combatti!
C'era scritto esplodere! Per l'alleanza e per la mia famiglia. Combatto. Devo dire una cosa. Quando chiudo gli occhi, vedo il suo viso. Tamsin mi perseguita. Io non so più cosa fare. Ho dedicato la vita ad annientare demoni, ma non avrei mai pensato di affrontare i miei demoni interiori. Forse col tempo posso aiutarti a placare i tuoi demoni. Oggi faremo lezioni all'aperto!
Oggi faremo lezioni all'aperto! Piccatonante. Oh, ti ringrazio. Ma non significa che ora siamo amici, Lupo Bianco. Certo che no, non preoccuparti. Non vedo l'ora di leggerli. Abbastanza mana. Non vedo l'ora di leggerli. Thank you.
Non vedo l'ora di leggerli. Combatto. Infrangere le regole. Non vedo l'ora di leggerli. Non vedo l'ora di leggerli. Fianco a fianco.
La luce scorre dentro di te, Gaff. La percepisco. Combatto per la natura e per la madre terra. E anche per tua figlia. Non voglio combattere, ma abbiamo tutti qualcosa per cui lottare. I morti non riposano mai. I morti non riposano mai. Thank you.
I morti non riposano mai. 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 Thank you.
sono mai. Per me, in cucina ho visto ratti molto più grandi di questi draghetti. Stai pagando per la mia discrezione. Inizializzazione sovraccarico. L'efficienza è sufficiente. Stai pagando per la mia discrezione. Pozioni, tonici, oggetti, ho di tutto. Stai pagando per la mia discrezione. Dalla brace alla padella! Pozioni, tonici, oggetti, ho di tutto. Stai pagando per la mia discrezione. Stai pagando per la mia discrezione. Inizializzazione sovraccarico. Dalla brace alla padella. Pozioni, tonici, oggetti, ho di tutto. Stai pagando per la mia discrezione. Stai pagando per la mia discrezione. Come rendere felici i Gildani? Ah, Varden! Così prode! Così vulnerabile! Stai pagando per la mia discrezione. Stai pagando per la mia discrezione. Li sistemo io. Non tutti, però.
Il Naru è troppo grande per viaggiare attraverso un portale. Xirella, Ghermiluce, prendete i miei grifoni più veloci e volate alla Exodar. Io e Xirella ci precipitammo da sua figlia con il Naru spezzato al seguito. Ma la madre della stirpe sfondò il soffitto della caverna e cominciò a inseguirci. Il suo corpo martoriato era intriso di energia del vuoto. Nel giro di pochi secondi ci aveva già raggiunti. Ghermiluce contro Onyxia Risorta! Xirella, continua a volare! Non fermarti! Datemelo! Le zanne mie non smettono di tremare. Se lo rompi lo fai. Abominio! Com'è possibile? Pensavi che avessi potuto parte il potere del vuoto del Naru senza usarlo? Che l'inseguimento abbia inizio! Mi avete fatto scaldare! Le zanne mie non smettono di tremare! Finito! La Exodar è poco più avanti. Accompagnami, Ghermiluce. La tua amicizia mi ha aiutato ad arrivare fino in fondo. Ra
raggiungemmo la Exodar, la nave che aveva condotto il popolo di Xirella ad Azeroth. Nelle sue profondità disponemmo con cura i frammenti per formare la figura del Naru. Essi irradiavano ancora energia del vuoto, ma i miei studi sulla razza dei Naru mi avevano preparato a questo istante. Guarda, Ghermiluce, il Naru si sta ricomponendo. Ghermiluce contro il Naru Oscuro. Io sono vita, puro vuoto, io anniento. Ripristineremo la tua luce. Le zanne mie non smettono di tremare. Non posso ricostruirmi. I miei frammenti distrutti. Il portale demoniaco. La nascita della Lich. Sono instabile. E chi ti ricorda? È la bacchetta a scegliere. Ero disseminato per il mondo. Ricordo tutto ciò che ho visto. Abbiamo fatto molti sacrifici per arrivare fino a qui. E alcuni hanno dato la vita per permettermi di salvare Runi. È la bacchetta a scegliere. Sono incompleto. Appassisco. No, ti prego! Ho avuto una visione! Mi hai parlato! Zanne mie! È troppo tardi! Non sei tu a scegliere la macchina! È la macchina a scegliere! I draghi hanno trovato il mio nucleo! Mi hanno accolto! Torre di ferro sulla... trasformato in incubo.
Non sei tu a scegliere la macchina. Purificazione! Penso che stia funzionando! C'è ancora del buono in quella strega che ha scherzato. Poco, ma ce n'era. Di tremare. I pirati mi hanno rapito. No! E ora eccomi qui. No! Lume della mia essenza, illumino tua figlia nella luce. Madre, sono io. Dove mi trovo? Sì, figlia mia. Sei qui con me. Sei sveglia. Finalmente. È tutto finito. Il mio cuore batteva all'impazzata, ma rallentò nell'istante in cui madre e figlia si ricongiunsero. Il Naru non c'era più, ma almeno i Drenei erano di nuovo insieme. Tornai a Luna Argenta e accettai la carica di magistro. Gli altri avevano le proprie avventure e ricompense a cui pensare. C'è chi tornò a casa e chi si avventurò ai confini del mondo. Noi 10 mercenari non ci riunimmo mai più. Ma le stelle cadenti ci unirono per sempre in una costellazione di eroi. Benché il nostro libro si concluse, un altro stava già per iniziare.